15 aprile 1945. Muore a Warm Springs Franklin Delano Roosevelt, 32esimo presidente degli Stati Uniti d'America, l'unico a servire per più di due mandati. Vince le elezioni per ben quattro volte, rimanendo in carica dal 1933 fino alla sua morte. Figura centrale del XX secolo, Roosevelt è uno dei tre presidenti più popolari d'America. Larga parte della sua fama è dovuta al vasto e radicale programma di riforme economiche e sociali attuato fra il 1933 e il 1937, conosciuto con il nome di New Deal, grazie al quale gli Stati Uniti riescono a superare la Grande Depressione dei primi anni 30. È lui che dirige con mano ferma il paese nella Seconda Guerra Mondiale e che contribuisce in modo decisivo alla sconfitta delle potenze dell'Asse e alla costituzione delle Nazioni Unite. La morte di Roosevelt è un dolore per l'America, ma soprattutto scompare l'artefice della scelta che aveva portato, che porterà alla sconfitta del nazismo. Muore prima della fine della guerra, lascia Roosevelt il compito più difficile di sganciare le armi atomiche, ma è lui, con la decisione di portare l'America in guerra dopo Pearl Harbor, a guidare gli alleati nella sconfitta del nazifascismo. Agosto 1939. Roosevelt interviene con appelli e ammonizioni nel dramma politico-diplomatico dell'Europa, ma invano. Hitler invade la Polonia. Il 21 settembre dello stesso anno, Roosevelt convoca il Parlamento americano per una sessione speciale. Il presidente ammonisce l'America che quando la pace viene violata in una zona qualunque del mondo, essa è in pericolo in tutto il mondo. E chiede al Parlamento di autorizzare il rafforzamento della difesa del paese e di modificare la legislazione vigente che proibiva la vendita di armi a potenze belligeranti. Ma alcuni autorevoli parlamentari, aggrappati ancora al mito di una neutralità astratta e assoluta, si oppongono alla proposta del presidente di autorizzare la vendita di armi alla Gran Bretagna e alla Francia. Mantengo la profonda e inalterabile convinzione, basata su anni di esperienza di lavoro nel campo della pace internazionale, che con l'abolizione dell'embargo gli Stati Uniti avranno maggiori probabilità di restare in pace. Questi giorni pericolosi chiedono cooperazione tra noi senza traccia di partigianeria. I nostri atti devono essere guidati da un unico, ostinato, inflessibile proponimento: tenere l'America fuori da questa guerra.